della gente, il doc è qua presente. Clamoroso, noi ci salviamo, a noi ci va abbastanza a culo, perché comunque non becchiamo la Germania. La Germania pareggia al 90esimo e rotto con Fulcrum. Forse c'era anche una sorta di fuorigioco, non lo so. Però gran gol di Fulcrum, veramente gran gol, veramente gran gol. Io li avrei voluti beccare i tedeschi, crocchi. Paura di nessuno. Anche se sei Italia, non è che sia suo squadrone, però non avrei avuto paura. Comunque, ragazzi, pensate che sfiga. Mi va via la bronchite, mi stavo, dopo un mese mi stavo per riprendere, ho preso il raffreddore, mi è tornata anche la tosse. Ma vorrei bestemmiarli tutti i santi che conosco, ma non bestemmio e non lo faccio. Però si dura ancora, fa un po' inizio. Comunque, vabbè, parte tutto, una Germania che comunque gioca malissimo. Trovo un pareggio, secondo, a mio avviso, veramente a culo, anche perché viene annullato 5 minuti prima il 2-0 della Svizzera. Comunque oggi cosa abbiamo capito? Che qualunque squadra è battibile e ci sono comunque degli incidenti di percorso, come potrebbe essere stato quello dell'Italia con la Spagna. Non è detto che se ci hanno massacrato vuol dire che non vinceremo mai. Perciò, regà, calmi, testa bassa, lavoriamo e vediamo dove arriviamo. Sempre Forza Italia, mi raccomando, iscrivetevi al canale e domani il doc farà il video su Douglas Luiz, il nuovo Zidane. Ma smettetela. Iscrivetevi al canale, voilà. Forza Italia, Forza Juve.